Amilda Traverso, queste due giornate speciali, questo Festival degli Sport Equestri si conclude qui al Circolo Ippico Genovese con una manifestazione davvero straordinaria. Allora sì, due giorni veramente speciali, molto faticosi ma di grandissima soddisfazione. Devo dire che non immaginavo così tanto, per cui sono molto soddisfatta, spero che sia stato un modo per far conoscere sempre di più questo meraviglioso sport con tutte le sue innumerevoli discipline. Anche la mia partecipazione all'università ha riguardato questo argomento, il fatto che noi abbiamo tantissime discipline diverse, il cavallo ci dà la possibilità, una versatilità che non ci darebbe un attrezzo come la palla o altre cose, è un essere vivente, quindi come tale, ma non tutti pensano a questa... a queste possibilità che vengono date e che riguardano anche ovviamente i ragazzi disabili o con qualunque tipo di difficoltà nell'inserimento in una società che oggi certe volte non aiuta. Quindi partendo da un argomento molto serio, qui oggi siamo per divertirci e vedere i nostri giovanissimi gareggiare, gareggiare in maniera ludica, tranquilla, nel campo coperto del Centro Ippico Genovese, storica location pluricentenaria, e, dimostrando quattro discipline come horseball, volteggio, volteggio acrobatico, dressage in freestyle e paradressage con il nostro Pietro, il nostro ragazzino Pietro Napoli, e per ultimo si chiuderà con la parte diciamo più ludica generale, si proporremo dei caroselli e delle gincane che sono un mini salto ostacoli per capirci.